Con noi Giovanni Pilato, presidente dell'Associazione Disabili di San Cataldo. Mercoledì alle 20 al Teatro Marconi di San Cataldo si terrà il secondo social show. Innanzitutto, cos'è il social show? Il social show ce lo siamo inventati l'anno scorso in occasione che abbiamo avuto la fortuna di avere con noi Zanza, nonché Davide Anzalone, che è un disabile che fa, è un attore conosciuto a livello nazionale, che è sangataldese, doc, e fa autoironia sulla sua disabilità. E allora ci siamo detti a noi che questa tradizione la dobbiamo continuare anche per valorizzare i sangataldesi e possibilmente, perché no, seguire le orme del nostro, lo voglio dire, di Raimondo Ruggeri, perché aveva fatto degli spettacoli del genere dove dava dei premi ai sangataldesi doc, oppure alle istituzioni che si distinguevano. Sono gli stessi disabili che si esibiscono nello show? Sì, nello show in modo particolare, grazie a Francesca Latona, che ha avuto una pazienza di Giobbe, ha preparato la riduzione del Mago di Oz con i ragazzi e quindi si esibiranno a tutti gli effetti. Poi abbiamo Josephine, che lei conosce senz'altro, con le sue coreografie, il balletto dei Piedi Fore, e poi ci saranno un gruppo folcloristico, e poi in modo particolare daremo il premio ad honorem, stanno appunto, come avevo detto, sui sangataldesi che si sono distinti fuori di San Cataldo e diciamo forse anche questo soggetto anche nel mondo. Sarebbe Giuseppe Vasapolli, grande pianista, che è reduce di Los Angeles. Siete tutti invitati a venire, e l'ingresso è completamente gratuito. Per la prima volta è un avvenimento, Danila, avere per la prima volta tutte le associazioni di San Cataldo coinvolti nel nostro spettacolo.